giocata maschia, una partita intensa per 40 minuti, cosa l'ha decisa a favore di Treviglio? Beh, mi sembra evidente cosa l'abbia decisa, i rimbalzi, che ne abbiamo presi 15 di meno, e quando non lavori bene sul tagliafuori e non finisci la difesa al 25esimo secondo e concedi 4 rimbalzi offensivi nella stessa azione, prima o poi segnano. È successo più volte, è successo che prendiamo il rimbalzo e ci scappa dalle mani, e quindi questo è un grosso problema. La percentuale di tiri liberi, che non è controllabile, però se magari invece di fare 4-11 all'intervallo facciamo 9-11, finiamo in avanti, non, forse non cambia niente, ma direi che poi la differenza di aggressività e di reattività, soprattutto al rimbalzo, ha fatto la differenza. Questo per quanto riguarda la partita. Tra i dati non controllabili, i tiri liberi, anche se siete la squadra che tira meglio di tutto il girone ovest, meglio di Treviglio che è seconda. Ma si vede che questo campo, perché l'anno scorso mi ricordo che abbiamo fatto 2-4 gli ultimi 20 secondi, di cui Clark 0-2 che non li fa da... non l'ha mai fatto in vita sua. Deve essere i ferri che non ci piacciono. A parte questo, non è controllabile, ma credo che il dato più preoccupante per noi, per me, sono i rimbalzi, perché ci hanno ucciso già nei primi due quarti, siamo stati bravi a rimanere in contatto e poi quando siamo andati in contropiede potevamo gestire meglio 4-5 situazioni, invece abbiamo sbagliato 4-5 layup facili. E sicuramente sotto canestro ci è mancato un po' di atletismo perché Gonzo non è potuto rientrare. Ma non mi è piaciuto l'atteggiamento del terzo e quarto quarto proprio a livello fisico di tutta la squadra. Però caratterialmente siete stati dentro fino a 2-3 minuti dalla fine. Sì, ma non nulla da dire, cioè, purtroppo sono settimane un po' complicate per noi, nulla da dire, ma si vede che non è più sufficiente, perché poi bisogna... quando siamo in pochi c'è bisogno dell'apporto di tutti, e se già ne manca uno diventa un problema. Quindi dobbiamo arrivare alla domenica che tutti devono sapere cosa fare, e oggi purtroppo non è stato così. Ripeto, la differenza sono stati i rimbalzi concessi in attacco a Treviglio, le doppie opportunità, triple opportunità di tiro. Le domande? Buon Natale ragazzi! Buongiorno.